No alle esercitazioni militari nelle aree protette, nel parco dell'Alta Murgia, così come negli altri parchi d'Italia. La proposta arriva dalla Puglia, regione capofila di una campagna di smilitarizzazione. L'iniziativa è stata presentata a Castel del Monte dal presidente dell'ente Cesare Veronico. Presidente, oggi è un'occasione importante perché da qui si può cominciare a scrivere una pagina importante per dire no alle esercitazioni militari nelle aree protette. Sì, oggi è importante soprattutto perché presentiamo la mozione che è stata approvata all'unanimità dalla Federparchi, insomma, che raccoglie tutti i presidenti di parchi italiani, nazionali, regionali, provinciali. E questa mozione, insomma, è anche un evento importante per Federparchi perché è la prima volta che Federparchi approva una mozione contro le esercitazioni militari nelle aree protette. E quindi, insomma, il fatto che parta dal Parco Nazionale dell'Alta Murgia è chiaro che è un motivo d'orgoglio per noi. Il parco è capofila, quali sono i contenuti, diciamo, importanti, ciò che bisogna sottolineare di questa mozione? Tanto per iniziare, la parte operativa che coinvolge e tende a coinvolgere il Ministero dell'Ambiente, il Ministero della Difesa, ma anche le regioni che attraverso i comitati misti paritetici, esercito, consiglieri regionali, ha un ruolo molto importante in questa vicenda. Quindi dal punto di vista del quadro legislativo il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Ambiente, dal punto di vista anche pratico tutte le regioni del Paese. Esercitazioni e natura non sono certamente compatibili nell'ottica della tutela e della salvaguardia del patrimonio naturale. È quanto sostiene il Consiglio nazionale di Federparchi con il suo presidente Gian Piero Sammuri.